Buonasera a tutti e bentornati su Crypto Games Italia. Quest'oggi andiamo ad analizzare un pochettino Crypto Survivors, che è ispirato a Vampire Survivor, per chi non lo conoscesse. Simpatico survival game, diciamo che c'erano diversi PG da giocare, e come potete vedere diverse armi e accessori da equipaggiare. Questo si replica anche nel gioco che andiamo a vedere stasera, per cui insomma non c'è niente di nuovo su questo fronte qua, se non che è stata aggiunta la componente del play to earn, che a noi piace molto. Per cui, e allora, il gioco è stato ispirato sì a Vampire Survivor, ma in realtà il suo carattere principale è Wojak, protagonista del canale di Zero Budget Story. Per chi non lo conoscesse, fa video molto famosi, video meme, insomma, ironizzando sull'ambito cripto. Per chi non lo conoscesse, secondo me, se facciamo partire una video presentazione, vedrete che immediatamente riconoscerete questo simpatico personaggio. Direi che il video trailer è sicuramente molto, molto incentivante, ti fa venire proprio voglia di giocare. È stato menzionato su diverse riviste ufficiali. Lo vendono come il gioco dell'inverno, per cui il gioco dell'anti-bear market, per cui preparatevi, perché se sarete come me, come tanti altri vittime, diciamo, di questo bear market in arrivo, ecco, questo gioco potrebbe salvarvi. Per cui andiamo a vedere poi nel dettaglio che cosa c'è. Ok, un play to earn in the game, pixelato, come potete vedere. Si collezionano gli accessori, si guadagnano i token, si può comprare, scambiare, vendere i booster, che dopo andremo a vedere cosa sono, per aumentare la propria potenza di gioco. In più, interessante, c'è il discorso della scholarship, che questo anche andiamo a vedere subito. Allora, si è fatto una veloce analisi al white paper, diciamo che abbastanza standard. Il token al momento hanno fatto diverse tranche di Ico, come potete vedere, sono stati raccolti 1, 2, 3, 4, insomma, 400, oltre $400,000 a diverse tranche. Noi abbiamo acquistato questi token? No, e a mio avviso non ho deciso di acquistare questi token semplicemente perché c'era un periodo di vesting di un mese, e tendenzialmente, anche se ricorrono sempre gli stessi meccanismi, poi alcuni hanno resistito magari abbastanza lungo, tipo Bomb Crypto, ci sono altri giochi che ce l'hanno fatta, insomma, anche nel lungo periodo vogliamo dire, parliamo di un anno, non parliamo di... Però altri invece sono morti molto molto prima, per cui questa è stata la nostra decisione. E quello che si può vedere è che adesso siamo nella fase di game release, e ovviamente noi abbiamo avuto un early access, quindi abbiamo avuto la possibilità di provarlo qualche giorno prima del lancio. Il gioco è disponibile anche per mobile, per cui potete giocare anche dal cellulare, ma sarà molto molto facile giocare, quindi adesso dopo andremo a fare un test per capire come funziona. Per quanto riguarda le caratteristiche del white paper, diciamo un po', io sono andato a leggermi alcune cose. Il sistema di gioco è costruito in questo modo qua, a discapito, diciamo, di altre strutture. Sostanzialmente si può o giocare, diciamo, for free, o acquistando un booster. Allora, ci sono tre tipi di booster. Adesso vediamo se li trovo più avanti, mi pare che ci fossero. Marketplace, eccoli qua. Ci sono tre tipi di booster, per cui mini booster, classic booster, ultra booster, 50, 150 o $500 in questo momento qua, perché i token venivano circa un centesimo l'uno. Si possono recuperare
100 SRV a day che in questo momento equivalgono a $1 al giorno, nel caso del Classic Booster $5, nel caso dell'Ultra Booster $17 massimo al giorno, ovviamente anche commisurato al tempo che andrete a spendere per giocare e anche quanto lontano riuscirete ad arrivare durante appunto la survival mission. E nel Classic Booster e nell'Ultra Booster ci sono altri due bonus che vi danno la possibilità di prendere, di inventare degli oggetti rari, degli accessori rari, e poi andiamo a vedere quali sono in game. E qui potete vedere il sistema della scholarship, ovvero se io ho acquistato un mini booster, un classic booster o un ultra booster, se non mi va di giocare posso mettere a disposizione il mio booster per qualcuno che vuole giocare for free, e nel primo caso egli riceverà il 30% delle commissioni e il 70% quindi rimane a voi, quindi voi possederete comunque la maggior parte delle ricompense che la persona che avrete preso in scholarship otterrà. Nel caso del Classic Booster l'80%, nel caso dell'Ultra Booster l'90%. Ovviamente essendo che si possono raccogliere molte più monete durante la giornata, per esempio nel caso del Mini Booster la persona che giocherà al posto vostro riceverà 30 SRV, nel caso del Classic ne riceverà 100, nel caso dell'Ultra Booster ne riceverà 170. Per cui sta a voi insomma decidere se eventualmente voler acquistare o meno un Ultra Booster e poi metterlo a disposizione. Anche diciamo in termini di ROI per quanto riguarda il token, attenzione, se questo dovesse rimanere a questo prezzo, ovviamente qui abbiamo quasi 50 giorni, qui circa un mese e qui qualcosa meno di un mese, sempre che voi giochiate e non lo mettiate in disposizione per la scholarship. Nel caso dell'Ultra Booster c'è anche un bonus ulteriore che vi dà la possibilità di pescare un Mystery Box. Ancora oggi non si è capito che cosa potrà dare questo Mystery Box, e in più la possibilità di ottenere un altro rare bonus alla fine di ogni run. Questo è interessante, una volta su 100, considerato che si giocano abbastanza run durante la giornata, se uno ha tempo da dedicargli. E in più il Fanatic VIP Space su Discord. Un'altra cosa interessante è che i reward booster hanno un sistema diciamo di scadenza, per cui nell'arco di 6 mesi andranno a decrescere mano a mano il potere della ricompensa. Questo sistema permetterà al progetto di rimanere sustainable, quindi un ecosistema sostenibile nella long term vision. Questo anche dipenderà dall'andamento del token, chiaramente, e anche di quanti giocatori entreranno, insomma, tutta una serie di dinamiche a cui siamo ormai abituati. Allora, per quanto riguarda il play to earn, quello che dicevo è che appunto si può giocare comprando, come abbiamo visto, il booster, guadagnando token, decidendo poi di scambiarli sull'exchange, oppure acquistare eventualmente degli accessori e poi magari quegli accessori, oppure per esempio degli oggetti ottenuti in game, li potremo rivendere, per cui poi si possono riscambiare i token. Come vedete, quel sistema di buy sell, per cui si possono ricomprare per reinvestirli all'interno del gioco. Discorso diverso invece per quanto riguarda la scholarship, quindi se non avete intenzione di giocare lo mettete a disposizione, qualcun altro giocherà al posto vostro e voi semplicemente sarete lì a contare i token raccolti. Questo è quanto. Per quanto riguarda il token, ovviamente le meccaniche del token del progetto vedono diverse opportunità e vabbè, la prima loro ovviamente dicono che il play to earn deve avere un addictive, fully functional game with complex mechanism, deve avere meccanismi complessi, additivi, quindi insomma, che creino tra virgolette dipendenza, si fa per dire, passatemi il termine dipendenza, ma che siano insomma extra divertenti, che ti tengano attaccato al cellulare piuttosto che al computer almeno un paio d'ore. Quindi essendo un survival, secondo me diciamo che queste caratteristiche qua sicuramente le possiede. Poi ovviamente bisogna vedere se il gioco piace o meno, se uno ha anche tempo e risorse da dedicargli. La supply totale di questo token è di 150 milioni, in realtà non è nemmeno troppissima,
La cosa interessante è che 2/3 di questi token vengono distribuiti nel reward pool, quindi diciamo ritornano in mano alla community, 15% distribuito nell'ICO, 5% per il market advisor, il team ha un 5% locato e ovviamente altre piccole percentuali per la liquidità e il listing. Ah, come potete vedere, a cliff period of 1 month start, quindi un periodo di un mese per chi si è comprato i token in ICO. Questo è uno dei motivi, che forse il motivo principale in realtà, che c'è e mi ha fatto desistere, soprattutto in un periodo come questo, ma ovviamente io spero per loro che facciano molto bene. Finito il periodo di vesting di un mese, cioè di cliff, ci sarà un vesting periodo di 6 mesi durante il quale i token verranno rilasciati in maniera lineare, quindi si suppone un 15% al mese probabilmente. Cos'altro? Marketplace abbiamo visto, i vari token, Altpoint, la scholarship abbiamo già visto come funziona, sarà disponibile dal 18 di settembre, potete trovare direttamente sul sito o eventualmente anche sul Discord, dopo vedremo la roadmap, vabbè, ci interessa poco. Allora, andiamo a vedere un attimino in game, vi faccio vedere, qui c'è il marketplace, come potete vedere, potete acquistare anche diversi booster e giocare semplicemente con uno. Ovviamente durante l'arco della giornata ogni booster che voi avete all'interno del wallet vi dà la possibilità di guadagnare 100, per cui voi se avrete 2, 3 o 4 booster potete guadagnare fino a 200, 300, 400 token SRV al giorno. Qui ci sono tutta una lista di bonus che si possono acquistare, ci sono i vari prezzi. Ci sono, allora, i bonus che incrementano per esempio il livello, oppure i bonus che incrementano per esempio il cap massimo, eccoli qua, infatti quelli cercavo, il cooldown. Ad esempio alcuni bonus possono incrementare, come potete vedere questa, la pillola rossa, vi incrementa il cap massimo del 60%, quindi voi potrete guadagnare più token durante le vostre run. E ogni livello è 15%, cap massimo 60%. In questo caso anche per esempio l'Abundance, se non ricordo male, esatto, vi dava addirittura il 100% del bonus cap. Incrementa l'amount of money you collect, quindi incrementa l'ammontare di monete che potete collezionare durante la giornata. Ci sono poi diversi bonus, in questo caso questo aumenta la luck, che la luck aumenta incrementa diversi eventi, come per esempio il respawn rate degli elementi che compariranno in gioco, il drop rate degli oggetti speciali o il rate del critical hit, quindi la percentuale di un attacco critico. L'attraction, per esempio, vi permette di raggruppare diversi oggetti intorno a voi e raccoglierli più velocemente. Insomma, ci sono anche costi diversi, come potete vedere questo qua. Questo qua, per esempio, vabbè, adesso ho schiacciato, costava 1000 token, questi qui 300, insomma. Ne potete avere diversi e potete anche farli salire di livello. Questo sarà uno step che si avrà in effetto poi oltre il gioco, cioè durante il gioco, ma andremo poi a vedere. Allora, noi andiamo a vedere un attimo, andiamo nell'early access, così vi faccio vedere subito il game come funziona. Intanto, ok, questa Crypto Survivor, come potete vedere il personaggio è proprio Wojak. Allora, qui c'è la collezione degli oggetti trovati, come avete visto qua, ho fatto già una partitina prima, questi sono tutti i bonus che si possono trovare in game, che danno potenza di fuoco, aumentano il range di attacco, vi danno della vita, vi promettono di resuscitare, insomma, adesso proviamo a fare una partita per cui le vediamo. Questi sono gli SRV guadagnati da me, ovviamente molto pochi perché abbiamo fatto una partita. E se non ci vedete bene, vi basta fare così. Ecco, in questo caso siamo in pieno schermo, per cui qua potete vedere appunto il wallet che dicevo. Qua ci sono tutti i bonus che trovate nel vostro wallet, potete poi andare eventualmente ad equipaggiare. E qui c'è la collezione degli oggetti che abbiamo trovato finora con la singola partita che abbiamo fatto. I nostri token guadagnati, ovviamente dalla singola partita.
E iniziamo la partita con il nostro Bojack. Ovviamente abbiamo un character per cui con la sua bella frustina confermiamo. The Moon, ok, game duration 30 minuti massimo, quindi chi riesce ad resistere ovviamente è un campione. Più nemici uccidete all'interno di questo. Ah, qui c'è il nostro amico Ethereum Owner, o Ethereum Creator. Scusatemi. Dai, poi vi farò vedere che in realtà all'interno del game. Il gioco in realtà è molto semplice. Come potete vedere, qua abbiamo i nostri bei sushi swap. E voi raccogliete le barre. No, questi sono i classici buffi dei grafici, no? Sono molto belli. Ok, qui ogni level up, qua vedete la barra, no? Che si carica. Ovviamente dal livello 1 al livello 2 ci mette un attimo a salire. Dai prossimi livelli sono progressivi, per cui ci vorranno più barre. Vedete come piovono le barre. Per aumentare il livello. Ovviamente potete scegliere un bonus. Io per esempio sceglierò Fire Quick in the Face Direction. Ah, questo Fire Quickly in the Face Direction, quindi questo spara proprio nella direzione dove punta la vostra faccia. Ho questo randomly, però provoca molto danno. Io direi lo Shuriken, preferisco perché io vado dritto come le, mi piace andare dritti come le spade. Man mano che ne raccogliete, se mi colpiscono ci sono ingenti danni. Ok, quello che vi consiglio all'inizio è cercare di farvi il più strato possibile con questi sushi e raccogliere tanti di questi all'inizio, perché poi sarà veramente veramente tosto. Quindi ecco, quando arrivano quelle, ah! Allora, quando arrivano le cacchine sono molto importanti, perché con una sola shurikenata potete ucciderne. Reseflex, no, no, Reseflex Damage by 10. Andiamo di burrata, portiamo un po' il danno. Ecco, avete visto? Adesso abbiamo anche una. Questa è una bella dose di. Ciao, sto freddo. Ok, hand spinner. No, ne prendiamo hand spinner. Allora, vedete, qua ci sono le monetine che sono. Eccola lì, una bella tranche di. Eccola qui. Ta 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 ta
bestia ci infiliamo qua nel mezzo. Yes! No, non devo farmi toccare, mannaggia. Sono ripartite sushi, eccoli i nostri amici Bessi, dei Bored Apes. Ok, quindi sostanzialmente lo scopo, ragazzi, è sopravvivere il più lungo possibile in 30 minuti. Per cui, allora, non è, ripeto, complicatissimo il... insomma, lo scopo è quello di fare più kill possibili, per cui all'inizio, che ci sono pochi nemici in giro, vi conviene magari recuperare... Ahia, che male! Ok, quella tranche la voglio sicuramente andare a recuperare, ancora che male! Quindi, ok, conviene sicuramente andare a recuperare più head spinner, adesso andiamo a sostituire. No, però ci prendiamo un altro head spinner, sicuramente. Ok. Ah, questa volta ti ho preso in pieno. Ok, siamo arrivati a metà. Oh, eccolo lì, nostro Vitali, eccolo lì. Vediamo che cosa ci dà, proviamo a decimarlo. Deve avere un sacco di vita. Oh, bella. Un bel graficone bello pieno. No, no, gli alien! Pericolosissimi gli alien! No, cattivissimi! Maremma! Non sono pronto ad affrontarli, io me ne vado. Beh, che c'ho anche tripla molotov. Insomma, dai, mi sento abbastanza sicuro. Vediamo se sono in grado di affrontarli. Ariogen! Ariogen! Oh no, non sono in grado di affrontarli. Via, 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 via. Per niente proprio. Riproviamo di nuovo. Ariogen! Dagli un po' di botte! Dagli un po' di botte! Niente. No, no. Questa è una banda di alien. No, no. Scappa, 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 scappa. Allora, andiamo a prenderci un po' di monete a questo punto.
Allora, molto comodo questo danno aria perché ci sposta anche i nemici un pochettino, eh? Per cui dai, forza, 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 kill il più possibile. Kill il più possibile. Ah, dentro la mischia! Gli ultimi 30 secondi. Dai, 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 dai. Resisti! Mi sta buggando tutto, ragazzi, sta buggando tutto gli ultimi 30 secondi. 20 secondi, 20 secondi, dai, 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 raccogli, raccogli, killa, 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 killa. Entra senza paura, senza paura, non a morire. Li abbiamo raggruppati tutti qua. Dentro, 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 dentro. Oh, la Lambo. Wen Lambo, finalmente. Wen Lambo, next. Allora, finito. 30 minuti 3 secondi, livello 24, 4.000 nemici accesi. Congratulazioni, abbiamo raccolto 6.000 monete che equivalgono a 63 SRV sui miei 100 giornalieri. Come potete vedere, nell'arco di mezz'ora, massimo un'ora, potete fare il massimo della raccolta se avete il PG, il primo PG, il primo booster. E qua ci sono, insomma, i livelli delle armi che avete raccolto, una panoramica generale. Se volete potete condividere il risultato su Twitter, oppure mi raccomando, condividetelo, diciamo, sul gruppo Discord, perché spesso fanno dei contest e regalano dei token gratuiti. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Ricordatevi che abbiamo messo in palio due mini booster e troverete tutte le indicazioni su come partecipare nella descrizione. E come sempre, se quello che avete visto vi è piaciuto, lasciateci un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Ma se non vi fosse piaciuto, lasciateci sempre un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti!